studio tanto per poter arrivare a qualcosa di inusuale. Io difficilmente riesco ad abbinare o a trovare l'idea wow che dici, l'ho fatto solo io. Studio tanto e cerco poi di arrivare a delle combinazioni che poi tirano fuori il meglio nell'insieme del drink. Serenità. Sentirsi a casa e non è pretenzioso il cliente che viene qua, vuole stare tranquillo, bene. Bersi il suo bicchiere d'acqua quando arriva, mangiare le patatine che facciamo noi, provare qualche drink della lista o piuttosto essere consigliato da noi su qualche drink fatto su misura. Essendo la lista abbastanza ristretta, spesso proponiamo delle alternative extra menu per mettere anche un po' il cliente al centro dell'attenzione, cioè l'hai scelto tu, l'hai preparato tu, sì, l'ho preparato io con le mie mani, ma l'idea è tua. Quindi fa sentire anche importante il cliente. Era un concetto che ci piaceva tantissimo all'inizio. Chiaramente poi avendo tante persone risulta difficile fare per tutti tailor made. Adesso lista ristretta con delle idee. Se al cliente possono piacere, le spieghiamo, le proponiamo e gli facciamo capire cosa c'è dentro e perché. Altrimenti si può tranquillamente perdere un minutino in più e pensare qual è che sono i suoi gusti, cosa si aspetta fondamentalmente. L'olfatto sicuramente prima di tutto, ormai è diventato indispensabile per ogni tipo di drink. E ti apre, ti immerge già solamente il profumo all'interno del drink e poi tu puoi essere bravo o ad accompagnarlo o a contrastare completamente. Avere un drink un po' più dolcino, contrastato da un profumo acido o magari molto forte come può essere una affumicatura o una torba. Gli dà quel contrasto che il cliente non si aspetta e rimane comunque contento, oppure già fargli sentire un profumo fresco che accompagna poi un drink fresco. Il bicchiere è tanto importante a livello visivo perché è bello quando ti arriva un bel bicchiere al tavolo, però effettivamente forse si sta estremizzando un po' troppo adesso la ricerca del bicchiere assurdo per presentare il drink. Io preferisco rimanere sempre un po' sull'eleganza, su un bicchiere bello pulito, trasparente, che ti lascia vedere anche quello che c'è dentro. Poi è chiaro che in alcuni casi è anche bello portare un bicchiere diverso, che può essere in ceramica o può essere un mezzo uovo, dà comunque quell'effetto di ricerca, ci può stare senza troppo esagerare però. Tantissimo, cioè dietro al banco hai comunque quel metro di bancone che ti fa sentire importante, rialzato, ti senti al sicuro, un po' come a casa tua. Sei dietro al banco e pensi di poter fare tutto quello che vuoi, ti riesci anche abbastanza bene, perché comunque il cliente ti guarda con un certo fascino, non lo so.